Nel contesto delle celebrazioni del patrono San Giuliano e dell'anniversario numero 880 del Comune, Macerata ha avuto un importante momento di riflessione con la tavola rotonda L'Europa e dei giovani, la partecipazione civica per il futuro dell'Unione e scambi di buone pratiche e confronto di idee tra cittadini e città gemellate. Il titolo dell'incontro è proprio una sintesi di quelli che sono gli obiettivi, ovvero il perché di questo forum, mi piace chiamarlo più che convegno, e le aspettative. I perché sono semplici. Perché? Perché bisogna parlare di Europa. Bisogna parlare di Europa perché ormai parlando di Europa si parla di noi, si parla dei comuni gemellati, si parla delle nostre vite quotidiane. Bisogna parlare di Europa perché anche perché non si può più parlare di nulla se non si parla di Europa. Si deve parlare di welfare, si deve parlare di accoglienza, si deve parlare di educazione, di scuola, di cultura, di turismo, di tutto quello di cui bisogna parlare, bisogna passare per l'Europa. E perché i giovani? Perché faccio una metafora geografico-turistica. Come quando si va a visitare un posto, si parla con i nativi del posto, se noi vogliamo conoscere l'Europa dobbiamo parlare con i nativi europei. I nativi europei, voi direte, l'Unione Europea è degli anni 50, quindi siamo tutti, quasi tutti oramai nativi europei. In realtà l'Europa è un concetto molto in movimento, più giovane sei e più nativo sei, più giovane sei e più vivi, incarni quotidianamente i diritti e le opportunità senza neanche accorgertene, che tu sia consapevole o inconsapevole, vivi e la qualità della tua vita è tale perché sei nato in Europa, sei cittadino europeo. Tante le istituzioni presenti, con sindaco di Macerata in testa, che ha accolto il sindaco di Fano Massimo Seri, anche presidente AICRE Marche. AICRE cos'è? L'Associazione dei Comuni delle Regioni d'Europa, è la federazione italiana che poi si confronta con le altre federazioni europee e cerca di portare un punto di vista, quello dei territori, quello delle città e delle regioni. Perché siamo fortemente convinti che si può fare un'Europa più forte se si passa attraverso i territori. Gli enti locali sono quelli più vicini alla gente, sono quelli che prendono, assumono le decisioni sulla qualità della vita quotidiana, ma sono quelli anche che fanno educazione e che trasmettono nel bene o nel male messaggi importanti alle proprie concittadini. Se vogliamo un'Europa coesa, sempre più forte, bisogna superare le diseguaglianze, anche le differenze fra un paese all'altro. Purtroppo i venti che spirano in questi momenti vanno in una direzione diversa e secondo me ci fanno portare dei passi indietro. Lo scorso anno in Italia abbiamo celebrato il 60° anno dei Trattati di Roma, una tappa importante, e allora ecco, una sfida che io vorrei lanciare è provare a guardare questi 60 anni cosa hanno rappresentato per noi, e sono indiscutibili i vantaggi che i cittadini europei hanno ottenuto, a cominciare dalla libera circolazione delle persone dei beni, a pensare dai vantaggi economici che si hanno avuti. È chiaro, adesso è un momento difficile, la crisi economica degli anni precedenti ha influito molto, le nuove paure, i flussi migratori, ma a queste si risponde con più Europa. Se questa non ci fosse, le cose sarebbero ancora più complicate e più difficili. Sicuramente l'Europa è dei giovani, così come appartiene alle giovani generazioni il futuro di tutta la nostra, come dire, società, quindi è inevitabile che l'Europa non possa essere dei giovani, sono quelli ai quali dovrà essere passato il testimone di qui a breve. Premesso che la mia presenza in questo consesso è, ecco, diciamo, volta a trattare con tutti i limiti l'aspetto politico di quello che sta accadendo, inevitabilmente il mio intervento andrà a cadere su quelli che sono stati anche gli ultimi accadimenti che hanno riguardato sia l'Italia e anche l'Europa. Ma la parola l'hanno avuta anche tanti giovani con le loro esperienze, proposte e inviti ad una più diretta partecipazione attiva. In Europa viviamo un fenomeno in cui moltissime località sempre più si attrezzano, possiamo dire, con delle consulte giovanili, con dei forum giovanili al loro interno. Il mio appello appunto è soprattutto alle municipalità italiane, quindi le nostre autorità nazionali, per
far sì che sia sempre più elevato il numero di occasioni di partecipazione attiva giovanile, quindi consulte all'interno dei comuni, forum nazionali, affinché appunto ci possa essere una partecipazione concreta sui tavoli politici italiani. Infine, le esperienze dei tre comuni europei gemellati per far sì, come si auspica negli intenti l'assessore Curzi, che la tappa di Macerata sia una data zero dei gemellaggi, con un circolo virtuoso di persone, progetti e idee che non si fermi mai. Le pilier de notre politique jeunesse à Issy-les-Moulineaux, c'est effectivement les échanges scolaires. Les échanges scolaires sont très importants. Il pilastro delle nostre politiche giovanili è sugli scambi scolastici, perché rappresentano la via principale per aprire i giovani a nuove culture e nuove tradizioni, partendo dagli scambi con le città gemellate fino ad arrivare a nuove opportunità di apertura e di scambio. Quello che stiamo cercando di fare in questa fase per quanto concerne le politiche dei giovani è quello di applicare dei progetti di scambio interculturale finalizzati al volontariato, si chiama volontariato civico, l'abbiamo già fatto con le nostre città gemellate in Africa, lo stiamo facendo con Vaiden e speriamo che possa essere. Il motto a Issy-les-Moulineaux rivolto ai giovani è quello di aprirvi al mondo, aprirvi alle culture e non ve ne pentirete. Abbiamo le stesse identiche politiche per giovanili come anche Macerata, può collaborare in maniera molto stretta con le scuole per far sì che sempre più giovani, sempre più alunni e alunne vanno a fare un'esperienza all'estero e vanno a trovare le nostre città partner gemellate. In Floriana normally we do various discussions with the youth so that we can explore. Noi in Floriana ci occupiamo soprattutto di capire cosa i giovani vogliono dall'Europa e abbiamo diverse attività presenti in Floriana che abbiano a che fare con l'Europa e con i giovani. Abbiamo gli Erasmus e abbiamo anche una squadra di football che gioca in prima divisione e questo è molto importante anche per l'incontro tra culture. We also try to involve our youths even with our local activities. A Floriana cerchiamo di coinvolgere i giovani in tutte le attività locali e questo lo facciamo soprattutto nel mese di ottobre, quando garantiamo l'accesso a questi giovani a tutti i vari punti, monumenti della città e soprattutto alle tante chiese che sono presenti. So the youths can reenact that period of time in Floriana.